Eccoci qua. Resident Evil 4, 2005, un'esperienza che è per me la rappresentazione ultima nel tempo recente di quanto ami l'upscale, l'emulazione, l'upgrade effettivo di quello che è un engine anziano legato banalmente alla parametria dell'hardware su cui viene fatto girare con i tweak di professionisti che hanno reso possibile certi tipi di level up estetico. Io amo profondamente il rigiocare qualcosa di anziano con non una ricostruzione estetica, ma con il potenziamento proprio di risoluzione e post-processing di quello che è la tecnologia successiva ad essa. Allora, adesso, quindi a questo punto io faccio la storia in diretta. Esatto, per la campagna principale. Siamo alle battute finali, io ho controller alla mano, una gran voglia di ributtarmi nel gameplay, abbiamo preso tutti i tappi, abbiamo esplorato non sempre eccellentemente, ma comunque con la possibilità raggiunta e conquistata di potenziare al massimo le armi che volevamo e anche provarne di nuove. La tensione di non potersi muovere mentre si spara. È una cosa che chiaramente in certe idee di gameplay una scelta obsoleta. Ma mi manca e mi mancherà. Vediamo un po'. Eccoci. Allora, c'è un tesoro qua dietro. Buonasera, buonasera. Esatto, è una scelta mantenuta anche in Resident Evil 5, ma è il suo ultimo saluto. Pietra verde del giudizio. Pietra verde del giudizio che noi dovremmo poter inserire. Sempre belli gli effetti di luce delle gemme traslucide. Eccoci qua. E ci mancherà quell'azzurro, ovviamente. Welcome. Welcome. Zealot. Got a selection of Grazie. good things on sale, Benvenuti a tutti, stranger. di tutto cuore. Sperando che What are you in buying? questi mesi, in questo 2024 in cui Sutorima 4.0 esplode, voi possiate sentirvi davvero invogliati a mantenerla e a trasformarla nella vostra sub. Grazie di cuore del supporto, Zealot, sempre. Va bene. Possiamo avanzare. Ah, il nostro piano. Questa è la rappresentazione ultima del linguaggio di quello che è una serie che si prende sul serio, ma anche no. I cattivi. Tavolo cerimoniale. Il nostro piano. Alla cortese attenzione del protagonista. Per colpa di quella gente abbiamo perso Mendez e Ramon. Ciononostante, tutto proseguirà secondo i piani. Devo ammettere che la perdita dei miei uomini più fidati potrà causare problemi. Ma bisogna proseguire. Non sarà facile sostituirli. Devo scegliere con oculatezza, poiché la plaga influenza la volontà dell'ospite. Se scelgo male i miei uomini, questi potrebbero tradirmi. Ho bisogno di gente di cui fidarmi. Il tradimento di Sarah mi ha servito da lezione. Non commetterò di nuovo lo stesso errore. In questa ora così importante, nessuno intralcerà i miei piani. Molto bene. Allora, dovremmo esserci. C'è qualcosa che potremmo definire con rischio di essere perso. Simsalabim, grazie. Ma che supporto gigantesco all'inizio di questa live. Siete veramente così fortemente affezionati al modo in cui questo progetto sta prendendosi i tempi di coprire l'intera serie al modo mio. Anche se Resident Evil 4 a volte è stato trattato male, di questo mi scuserò sempre, ma come le serie nate nel periodo buio, ho avuto spesso altalenanza di attenzione ed emotività che mi ha portato a essere meno preciso, meno appassionato, meno me stesso di quanto avrei voluto. Grazie. Genova, Zealot, wow! Grazie. Bisogna far bene. D'altronde siamo a gennaio. Offscreen si registra Baldur's Gate. Intergrade, Anima Oscura 3, insomma, facciamo bene.
Grazie, Genova. Bentornato anche a te, come investitore. Katzen. Eccolo. What's the news on our friend Leon? Eccolo. He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Che figo, Krauser, con queste texture. Allora, prendiamoci la nostra stupenda pistola. E guardiamoci intorno. Uè. Ma la balestra a cecchino è stato incredibilmente abile. Questa grafica è quella del 2005, però incredibilmente ripulita, sì. Eccoci. Sempre fai. Uno. Sempre fai, Mostak. Welcome back, 31 mesi. Due. Erano quattro? Non mi ricordo, vediamo un po'. Tre. No. Eccoci. Good old story. Tesoro? Ma che bello il modo in cui te lo fanno vedere. Ma che carino. È un Soulslike. Sempre vai. Bentornato, Handsome Jack. Grazie di cuore. Qui c'è qualcuno di molto vicino che... Vedete, queste sono frecce di balestra. Bello che si è messo a trovare a cercare la sua ascia da taschino. Uè. Signore, come va? Sapete che abbiamo soltanto questi proiettili? Notevole, Snake. È il momento di prendere il fucile. La Red Nine è stupenda. Denaro, pesetas. Nel remake è stata nerfata. Ma è una cosa che accetto di buon grado. Mi sembra una decisione molto logica. Molto logica. Però dove? No, non voglio cambiare area. Vieni qua. Abbiamo per caso... Ah, è lì. Vabbè, mi dispiace, scroto. Ok. Ci sono nemici. Si muovono in quest'area in maniera incredibilmente
silenziosa e nascosta. Ed è un'area che, a modo suo, ha location poco ovvie, come questa porta. Muerete! Ho qualcuno qua dietro. E ti rialzi pure? Giù! Ma mannaggia te per un pelo! È il momento di una bevuta. Mentre te... Tre colpi mirati, mi raccomando. Eccoci. Se il nostro mercante vendesse anche proiettili di pistola, ci troveremmo in una posizione di enorme vantaggio. Cosa che non fa, rendendoci la vita piuttosto difficile. Quindi faremo i bravi ragazzi. Va bene. Incredibile quanto non ricordi nulla di quest'area se non l'arena in cui combatti Krauser. Che ricordavo tra l'altro tipo 5 ore prima di adesso. Eccolo! È nel remake che potrei fare i perri, vero? Ma che bella scena questa! Mi aspettavo un po' più di cutscene prima. Leon, mi dispiace. Sorry. Pronti? Mi aspettavo una coreografia prima degli attacchi, invece no. Va bene, va bene, va bene. Mani sul pad. Pronti. Molto combattuta. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Reni idraulici. You got her involved just for that? Questa mossa è stata incredibile. TSA praticamente. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Ah. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Okay. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful.
I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Va bene. I'll enjoy the fun. Ma nulla sarà divertente come il boss finale di Resident Evil 5. Nulla mai si avvicinerà a quel momento. Quello per me è tutto, quello per me vale ogni cosa. Sono contento vi stia piacendo la veteran run di Bloodborne. Tornando indietro. In una parte da post cutscene ero convinto di potervi leggere e io sono andato in autopilot mentre leggevo con entrambi gli occhi la chat. Con entrambi. Quindi quello era too much. No, Wesker non deve rimanere morto. Ci sono mille modi di farlo tornare. E che lo facciano in Resident Evil 9, assolutamente. Allora. Death Mito, grazie. Rockets. Ah, giusto. 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 Il sistema di sicurezza più scemo del mondo. Cioè, fa cose più mortali Mr. Beast, cazzo. Capiamo. Allora. Dunque. Non sprinterò. Ecco. Sì, va bene. Va bene. Tra l'altro non è neanche a vetro, quindi non c'era neanche il kink per il cattivo di vedere la gente fatta a pezzi. Che scarso. Copricapo elegante. Molto bene. Ci siamo. Animazione più importante del gioco. Con dirgli di love in sottofondo.
Che paura. Ma la sensazione di quest'uomo che ti appare alle spalle costantemente dietro un angolo. Promemoria di Luis. Ecco quello che ho scoperto sulle Plagas. Hanno tre caratteristiche. Sono in grado di manipolare il comportamento dei loro ospiti. Sono organismi sociali, poiché non vivono isolate, ma in un'organizzazione sociale organizzata. Ok, ha fatto la terza elementare. Probabilmente hanno anche un'intelligenza collettiva. È un comportamento comune tra gli insetti come le api, ma è raro tra gli organismi parassitari. Forse lo hanno imparato da altre specie. Sto cercando di capire se esiste un collegamento con la loro prima caratteristica. Si adattano in maniera molto rapida, infatti. Possono sopravvivere in numerosi organismi, creando rapidamente un ambiente simbiotico. Tale abilità e il comportamento sociale consentono loro di creare interazioni tra gli ospiti. Purtroppo, devo ammettere che accettato l'interesse per le Plagas, accecato dall'interesse, ho ignorato le vere intenzioni degli Illuminados. E il che è il motivo per il quale scrive in quel modo. Nonostante sapessi che Sadler avrebbe abusato dei risultati degli esperimenti, non sono riuscito a fermarmi. Di conseguenza, sono responsabile di questo guaio, tanto quanto lui. Riuscirò a fermare da solo i suoi piani diabolici? Welcome! Welcome! Got some rare things on sale. What are you buying? Ma guarda... Is that all? Thank you. Thank you. Ci sta. Ci sta. Is that all? Thank you. A posto. What are you selling? Abbiamo di nuovo finito i soldi. Copricapo elegante. 10k. Ah. Smeraldo, 15k. Per ora basta. Come back anytime. Farò il comeback, assolutamente. E ora? Quanto era bello su GameCube. Vediamo un po' Alkivian. Ho letto il codex, ma c'era per caso un armadietto da aprire? Ah, questa è una cosa apribile. Pensavo che fosse un background neutro. Grazie mille. Che sciocco. E dire che mi ero ripromesso di esplorare con cura. A questo punto... Ecco qua. Perfection. È impressionante come io non abbia memoria di questo luogo. Veramente affascinante come io non ricordi nulla di questa sessione e sezione. Ashley. What is that? Non si apre. Non è pulsante? No. Molto bene. Ok. Un
gimmick fight, salvo forse lanciamissili. Proviamo a fermarlo come fosse un Nemesis. Allora, quindi abbiamo un pulsante per proiettili, esatto. Poi Leon, dopo che ha schivato i laser in quel modo, poteva tranquillamente scalare il container e andare sull'altro, eh? Cioè, era una cosa perfettamente plausibile. Amico, sicuro? Che i pulsanti per togliere i container arrivino da... No, ho provato a usare il tasto di schivata, ma arrivino da pulsanti presenti sul container è una vera scelta, ecco. Allora, prendiamoci un secondo un momento. Ah, vedo un bagliore verde. Luca. Ok. Questa plaga è bella cresciuta. Apprezzo. Well. Alla ricerca delle glow verde. Posso passare? Grazie. Ah, ma era aperto questo affare. Era aperto questo affare, ok. Pensavo che fosse chiuso. Va bene. Mi piace che possa prevedere il futuro. No, era esaminare, immagino. Invisibile questa cosa, incredibile. Ah, era aprire, ok. Beh. Eccoci. Ma come funziona questo meccanismo? Fatemi capire. Ma neanche Krauser l'avrebbe fatto. È ancora in circolazione.
sono così confuso. Cioè, i pulsanti per separarli sono dentro i container. Eccoci. Eccoci qua. Ok. Credo non sia più gimmick adesso. Anche se... Ok, allora è il momento della nostra migliore amica. Sì. That's how you do bosses. No, no, sta bene. Sta benissimo, ok. Cosa l'abbiamo potenziata a fare la Magnum? Cioè, that's how you play Resident Evil, eh? 50.000 pesetas, grazie. Ole, anzi siamo stati fin troppo gentili, fin troppo gentili. Ma va bene così. Una bella piantina. Qui. Qui. Qui e si va. E ora... Let's go! Questa porta è ora aperta, giusto? C'è qualche tesoro? Teo Decibel, grazie. Fanciano Dorata, welcome back. Pijavide, welcome anche a te. Guarda, un cielo da sangue spunto. Bella figura, Leon. Oddio, ho usato la Magnum. Canon. No, 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 con la Magnum, con la Magnum. Ha senso. Per me ha senso da morire. Va bene. Merda. Merda.
Vabbè, ma ti vogliono lasciare i potenziamenti qualora tu abbia giocato male e non abbia raccolto nessun segreto. Le ginocchia! Leon, le ginocchia! Eccoci qua. Scusa, del tradimento? Peter Blue del tradimento. Erano montati su un altro oggetto. E ora abbiamo però la lince dorata con tutte e tre le emozioni. O i concetti. Fanno luce. Wow. Comunque in realtà Krauser si è potenziato con i virus e la Plagas. E la Splagas. Per avvicinarsi al potere naturale di Leon. Credo che la storia sia questa. Bello che cominci il gioco raccogliendo 20 pesetas. Salve. Nota di Krauser. A quanto pare il vecchio Sadler non si fidava di me sin dall'inizio. Nonostante avessi catturato Ashley, Sadler non mi ha permesso di entrare nella sua cerchia. Date le circostanze, non potevo far altro che chiedere aiuto alla donna. Forse lei sapeva sin dall'inizio come sarebbe andata a finire. Le sue intenzioni probabilmente non coincidono con le mie o quelle di Wesker. Adesso almeno potrò scoprirlo. Dopo che mi sarò sbarazzato di Leon e avrò recuperato il campione, farò fuori la donna e spedirò i due cadaveri a Wesker. Che bromance. Ma c'è un altro minigioco. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Ah, I'll thank you. What are you buying? Molto bene. What are you selling? Non ci arriviamo facilmente. Come back any time. Serve solo a recuperare i punti qualora non avessi giocato gli altri. Perfetto. Però... Welcome. Però... Got some rare things. What are you selling? Vediamo. Is that all? Is that... Thank you. Is that all? Thank you. No, sto 20k sotto. Come back anytime. Sto comunque 20k sotto. Ci accontentiamo, sì. Questa porta con cose scaricate da internet proprio. Mugen, certo. Ready. Io aspetto che salti fuori un minotauro. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? Sì. She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? Non darteli. One in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Thank you.
figo. Semper Fi. Yes, smart. E mo che devi fare, ragazzo mio? Questo. 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 Ma dove cazzo sei duro? No, lasciami gli HP necessari. E il boss prima mi ha lasciato a zero e mi sono curato. L'ho fatto apposta, non pensavo che morisse. Ok. Però due fucilate non gliele... Due fucilate non le ha prese, eh? Due fucilate non le ha prese, eh? Madonna, Mario, c'ho fame. Non devi dirmi. Ti ha affettato come un sashimi. Porca... Adesso ho mal di pancia, porca miseria. Stavo lì concentrato a esperire la trama complessa. E vabbè. Non è vero! Cacato, eh? Un po' spaventato, Krauser? Dai, dai, hai preso cazzi, dai. Il coltello ha un alto moltiplicatore di danno contro Krauser. Che figata, veramente? Ma che bella idea hanno avuto! Che chicca! Ok. Allora voglio provare a combatterlo knife only. Da qui in poi. No, sta boss fight nel remake deve essere incredibile. Scarso. Getting a bit soft, aren't we? Ma non è un mago! È un mago! È Kalkstein! Ma scusa! Ma scusa! Ma che... Che colpo di scena penso di stare esplorando? Aia. No! You're mine. Ok, perfetto. Fico, fico, mi piace. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours.
A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Ha perso il cappello. Ora ha perso il suo potere, prende più danno e deve ripescarlo, altrimenti non ce la farà. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. È stato bravo, dai. I frame. Souls like. È comando di Schwarzenegger, sì. Prefire. Adoro, gli faccio i predict ormai. Fantastico. Ok. Ma veramente? Va bene. Wow. Bravo, bro. Mi fa pure la mossa che non mi fa danno. Io ho finito sto gioco al 100% su GameCube. Mi ero sfondato. Schiva. Cos'era un... Ma che sto giocando? Guns of the Umbrella. Sono pure scarsi. Una corda nascosta faceva più male. Antisgamo comunque, eh? What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Ma che... Umbrella. Si vede che sono due trogloditi, capite? Cioè non riescono a... non hanno una conversazione da fare. Non ce la fanno. Aia. Dialoghi non erano fighi neanche all'epoca.
mai stati fighi. Mai. Come gli emo. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. C'è Perry, capite? È difficilissimo. Non c'è il tempo di animazione. Non faccio in tempo a fare l'attacco che mi attacca lui prima. Devo fare così, forse devo stare fermo? Mi sa che gli devo sparare. Cioè, il tempo che lui alza il braccio già mi colpisce. C'è sicuramente l'animazione giusta per fregarlo. Vediamo, ci provo. Ah, c'è sicuramente il tempo giusto. Prepare for your death, Leon. Sì. No, proprio non lo fa, cazzo. È proprio lento. Oh, incastrato. No! Nell'angolo era fatta! Smetti. Madonna, qui lo scoppiamo se si incastra. Si è intrappolato, fermi. Speedrun method proprio. Però devi avere il tempo di attaccare. Fantastico. Adoro. Ecco qua. Peccato soltanto che... Oh, tre coltellate è morto comunque, eh? Vabbè. Un tempo eri uno dei buoni. Ma magari l'Umbrella non farebbe bene al mondo. Vabbè, qui abbiamo le rotule del guerriero. Ottimo. Ho proprio scelto la strada giusta. Ok. Ce la puoi fare. Nell'ultimo vediamo anche il modello 3D, dai. Figo in realtà. Peccato che non ce lo fanno esplorare.
sì, sono più resistenti le ginocchia dei robot. Tutto è esploso. Krauser non ha droppato denaro, però. Oh, questa parte me la ricordo un po'. Ecco. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. Bravo. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Ok. Va bene, abbiamo avuto un altro dialogo profondo. Verifica la pressione di questa valvola. E tu? Viste algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Mira, llénanos de pólvora. Vivo. Tra l'altro mi sta venendo un sacco di voglia di Ground Zeroes in queste parti. Baldur's Gate esce ogni settimana più volte, Stroke. Lo sto giocando assiduamente. Quasi più violento del Ragnarok, comunque. Eh?
Max HP, vai. Dai. Ok. Amici, ciao. Mi sembra l'occasione perfetta per farvi conoscere la mia nuova amica. Siete morti tutti? Bello scudo di legno comunque. Ok, andiamo a vedere cosa c'è in cima adesso. Abbiamo fatto una bella combo qua. Shingami Mastro, grazie. Crown Clown. Ah, giusto, giusto, è vero. Carino che ti facciano salire. Non era l'idea, ma ci sta. Volevi sgranchirti un po' le ginocchia, giustamente, troppo rilassate. Ma non c'è più nessuno da uccidere, ragazzi. Ha fatto tutto l'elicottero e continua a sparare. Vabbè, ok. Allora andiamo all'obiettivo. Vai. Oddio, ho fatto il contrario. Devo salire allora. Vediamo. Ok. Quindi dall'alto.
Pardon? Piedi. Minchia, complimenti. Ok. È giusto. Aha. Sala sarei preoccupato comunque. E ha molti proiettili. Sadler, non Salazar. Salazar. Che figa sta parte! Qui ho fatto un po' il capriccioso. Ok. Volevo usarlo. Ci sta. Non ci stai pensando per niente te. Sto facendo tutto io. Sto facendo tutto io. La sto tankando. Ma c'ero dentro io. Va bene. Easy. Uè. Ciao. Sta giù, sta giù. Ecco chi è che mi ha sparato tutto questo tempo. Sempre lui. L'unico che ha fatto danno in questa sezione l'ha fatto per tutte le cure che avevo, che comunque mi sono servite giusto per liberare l'inventario. Bravo, un campione. Praticamente ci pensa lui a dei threshold di mappa. Cioè lui uccide non per clock, ma per movimento. A posto. Altri?
Ce n'è ancora uno vivo, secondo me. In circolazione. No, 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 ok. Ok. È andata. Un po' caotica quest'ultima giocata, ma easy. Ma ormai il denaro non ci serve. Vabbè. Non è un preavviso. Non è un preavviso abbastanza lungo, ma va bene. Drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Pequod! E niente. Cioè, non dovevi proprio fare quella domanda. Quella proposta. Vietato. Stava per andare in pensione. Sure, mamma mia. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard. It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Commento extra? Sì, esatto. La pagheranno cara. In realtà tutto quello che chiedo è... un bel mercante. Che poi tra l'altro mi sembra che non venga mai narrativamente contestualizzato. Incredibile. Sì, c'è il tesoro. Io ci stavo riflettendo tra me e me del tesoro che ho perso per la cutscene, però non stavo soffrendone troppo. Possiamo recuperarlo, ma era uno smeraldo. Alla fine non è che era, quant'era? 2,5k? Rimane un mistero. Vabbè, un infetto dalla Splagas, secondo me, è buono. Che ha il dono dell'ubiquità e della moltiplicazione del corpo. Mi sembra la spiegazione più comprensibile e plausibile. Finanche la più credibile. Ammo cammo. Ok. Non si butta nulla. È vero, avete ragione. E infatti stavo per dire come il duca. Esatto. Che è sprecatissimo nel DLC. Maledetti. Welcome. No? Gemello cenere. Leon, you okay? Yeah. Insomma.
Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. È un po' un peccato perché in realtà questo pericolo del parassita non è mai reale nella storia. Non lo percepisci mai come qualcosa che possa veramente cambiare le cose. Però qua stava prendendo una buona piega per mettere in pericolo qualcuno vicino a Leon. Ormai sarebbero da dare ad Ashley, più che altro. Con la prigione di Silent Hill 2. Questa cosa è molto Silent Hill e poco Resident Evil, tra l'altro. Ah, sei tu. Pronto. 4? 5? Credo che questa sia la cosa più raccapricciante di tutto Resident Evil 4. Niente si può paragonare a questo. Controlla la spazzatura all'inizio d'aria. Assolutamente, Milvan. Esamini il bidone rosso. Sta roba non l'ho mai fatta neanche su GameCube, non ne sapevo niente. Questo è full Silent Hill comunque. Mio Dio, è stata la cosa più spaventosa mai giocata in un Resident Evil. Infatti non c'entra niente con Resident Evil. Che poi l'unica possibile interpretazione è che hanno provato a inserire Plagas in corpi mutilati e pezzi di carne con membra sparse e organi maciullati, nel senso hanno provato a vedere il simbionte che faceva, una merda infatti, cioè. Che miseria. È l'unica spiegazione che gli possiamo dare, ragazzi, l'unica. No, non è un bambino. No.
ha senso. Devo spostare qualcosa? Una cassa? O pezzi di rigeneratore, assolutamente anche. Assolutamente possibile. Sai, Leon, puoi anche usare le mani, comunque, posso dire. Ah, di fianco alle scale ci si arrampica? Ok. Ma non davanti. Grazie, Milvan. Bei riflessi. Troppi esplosivi. Non mi fido. Non mi fido. Ma questo era un come facciamo ad allungare il gioco? Niente, si è arrabbiato. Si è arrabbiato tantissimo. Oh ragazzi! Ma che ho fatto? Recoil. Che se scappe. Scusate, chi ha ingoiato un palloncino d'elio? Uè. E che ci fai qua? Oh oh. Ok, via. Allora, la plaga che sale le scale mi fa ridere, ok? Però va bene.
Minchia, siete molto competenti. Va bene. Ok. È oro quello. Scusate, eh. Ah no, sono... Ok. Non è oro. Uè! Quando il maestro dice basta, è basta. Esatto. Però in realtà queste parti sono divertenti, per quanto poco Resident Evil. Io vi ricordo che comunque in Resident Evil 8 la sezione spara tutto è molto figa. Sembrava qui una puzzetta, però va bene. Ragazzi, con tutto l'affetto che ho per voi, eh. L'iniziativa. Hanno il casco, quindi sono protetti. Non posso fare niente se non disattivo la chiusura di emergenza. Ok. No, era bellissimo il tiro. Non intendevo togliere il ritmo a voi non morti. O meglio, non siete proprio non morti. Dobbiamo trovare il comando della chiusura d'emergenza. Con quale epicità? Sono rimasti in tre ormai. Storditissimi, ragazzi. Imperdonabile. Abbiamo fatto un buon lavoro. Guardate, io ho molte opzioni qui, ma questa è la più divertente. Amici, Resident Evil 2.
Visto che bella, sei bravo? Palline, palline, testa, testa. No, tieni il passo! Ah, così? Eccoci. Eccoci. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Molto Morpheus. O l'antico. Soddisfatissimo. Leon, now! Città engine attivo. Qualche parola, Ashley? No. Il mio amico. Welcome. Got a selection of... What are you buying? Sto buyando... Thank you. Is that all straight? Thank you. Mamma mia. What are you buying? What are you selling? Ah, thank you. Is that all? Thank you. Madonna, ragazzi. Mamma mia. Come back anytime. Mamma mia, 50 è... È proprio farti capire... Ti piace avere un power... Cioè, ci è piaciuto darti un power-up ridicolo. No, il remake non lo comincio subito dopo questo perché devo dare priorità a Final Fantasy. Però... Arriverà. No, va bene, l'ho potenziato, quindi... Signore, sto lavorando. Oh, li ho accumulati i proiettili, mica per scherzo. Si sta lavorando qua. Eccoci qua nel laboratorio classico. Non c'è codex qua? Strano. Peccato che non ci sia banter tra loro comunque.
Addirittura? Freaky, grazie. Welcome back. Adesso guardiamo dove stava Ashley. Qualche commento magari ci sarà, ma da parte di Leon, credo. Cosa avevano intenzione di farle? Good question. Qua è dove siamo entrati. Quindi ora... Davvero? Huh, ok, mea culpa. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Mi sembra la reazione corretta, davvero. È la reazione corretta. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? Easy. Non l'ho visto distruggersi, ma sì. I don't know about you. Questo era il classico momento. I think it's time we go home. Golden Wind, comunque, secondo me. Questo era il momento in cui lo doveva perforare. Dicendogli: sì, tutto bene. Ma non è andata così. Vabbè, molto. Cioè, easy comunque. Me l'aspettavo più ardua la situazione. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ce la stiamo giocando in maniera molto arcade, molto semplice. D'accordo. Eccoci qua. La nostra missione. È che poi appunto giocheremo Ada. Non qui, ma nel DLC. Il potere degli Stati Uniti è come una torta. Il Dipartimento di Giustizia, il governo e l'esercito, ognuno ha una fetta di potere. Per assumere il controllo di questo, gli Illuminados devono innanzitutto influenzare le menti dei consiglieri del Presidente. Anche se gli Stati Uniti dovessero sventare il nostro piano, i danni saranno minimi e riusciremo ad annientare il paese. Sfruttando il potere internazionale a nostro vantaggio, sarà facile assumere il controllo del mondo. Se invece per qualsiasi motivo il nostro piano dovesse complicarsi, procederemo con il piano di riserva. Infiltreremo i nostri uomini infetti negli Stati Uniti. La paura e il caos si diffonderanno nella nazione come un virus. In poco tempo il paese perderà la sua stabilità e quando sarà diventato vulnerabile, entreremo in azione. In entrambi i casi, nessuno potrà impedirci di dominare il mondo. Un piano un po' semplicistico, ma apprezzo comunque l'impegno. Un altro mercante. Un po' vicini fra loro, sti ragazzi. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? Guarda, ragazzo mio, e io ho molto poco. Ti posso vendere delle erbe miste? Is that all? Thank you. Posso fare molto poco, perché a 60k non ci arrivo.
Facciamo un po' granata incendiaria, te ne do due. Is that old? Granata accecante, te ne do due. Thank you. E poi per 500k, cioè per 10k, vedi, non posso neanche venderle tutte. Ma se proprio vogliamo, guarda, ha fatto il suo tempo. Ah, thank you. What are you buying? Is that... thank you. Come back anytime. Ma guarda, sono contento del lavoro che ho fatto. Belli siamo, protetti e carichi. Adoro il min-maxing fatto in questa serie. Questo grand'angolo? Me lo ricordo sto punto. Boss finale. Ashley, you stay here. Il sesto senso di Leon ormai è diventato praticamente un tutt'uno con il plot. Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ha un punto debole. Quanto è figo. Non, sicuramente non il più bello, ma è figo. 50 danni. Si sta fermo un secondo. Sì, esatto, se vincesse lui non potrebbe governare granché, come... Cioè, ha perso anche... Io mi ricordo che qua lo sconfiggevo col missile, ma non voglio farlo. Ah, ok, ah, mi ha lanciato qualcosa. Mi ha lanciato qualcosa. Una trave. Use this. No, non mi interessa, ne ho due. Non ho interesse, non ho interesse. Voglio provare a sconfiggerlo senza, è un classico altrimenti. Sì, ma quello è rosso, esatto. Minchia, che campione. Devo avvicinarmi di più.
Quante munizioni di Magnum ho? Tantissime. Quali altri occhi mancano? Finito. Sto bene. Ok, non lanciarmi una trave. C'è un'erba lì, ma è stronzo. Ma che è sto dispetto? Ma mi ha fatto il dispetto. C'è un altro occhio dietro, forse? Sto bene. Non c'è. Non è una gimmick. Non è una gimmick, no? Non credo. Forse è una gimmick, forse devo fare il missile? Può essere? Io non l'ho mai sconfitto senza lanciamissili da piccolo, tra virgolette piccolo, ma... Ah no, può morire! Ma può prendere danni! Ma prende danni senza il punto... No! Ma pensa, io non gli sparavo perché pensavo devo cercare un altro occhio. Sorry, Leon. Ah. Hand it over. Che figata. Hey, you do know what this is. Sì, le spari, cioè. Get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Questo è un lanciarazzi speciale. Vediamo cosa dice. Si prende proprio sul serio Resident Evil 4. Vabbè, sì, ho lasciato i soldi, cioè non importa. Ormai fatta. Abbiamo min-maxato. Ah, ciao! Leon. We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? Anzi.
scendi le scale! Crash Bandicoot adesso? Ma non potevo saperlo! Pensavo che fosse un ostacolo! Ma scusa, una roccia in mezzo all'acqua è un boost? Hang on, sweetheart! Fantastico! Neanche il castello di Igor, ragazzi. Non sono onde, Ashley! Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. But not Virgin. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Questa non me la ricordavo per niente. Non me la ricordavo per niente. Cioè lui che fa, no, senti bimba, no. No. Tieni le mutande, per favore. Bello che abbiano messo Biohazard 4. Che poi, se si usava la strategia del lanciamissili, ci sarebbe stata una cutscene unica, eh? Che bellini i titoli di coda. Completamente scorrelati al mood del gioco. Molto simili a quelli dell'8, è vero? Vi do un piccolo trivia su una delle cose più difficili da fare, insospettabilmente difficili da fare in tutta la cinematografia e post-produzione e anche quindi gaming in generale. I crediti che non scattano sono una delle cose più rare che vedrete nella vostra vita. Ci ho lavorato. E infatti anche qua scatta una merda. È un incubo, è un incubo. E la storia che hanno presentato è bellissima, infatti. Cioè, ti mette tristezza nella follia. È veramente una di quelle cose che apprezzo di quello che ha fatto Capcom con Resident Evil. Questa sorta di continua montagna russa tra cagate mondiali, camp assoluto, trash di serie B e in realtà un tocco d'amore per quello che è un universo narrativo che ha qualcosa da dire. Che ha qualcosa da dire. Il motivo per cui sono difficili da fare dipende principalmente dal frame rate e quanti pixel verticali fa un livello di testo ognuno di essi. È un vero incubo. Ci sono algoritmi proprio e
plugin avanzatissimi per poter fare un effetto quasi quantomeno illusorio che vadano dritti, ma ne riparleremo, forse una chiacchierata un giorno, ma è una cosa tremenda. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Dopo sto finale è un momento importante comunque, cioè ti rimette nel mood. Ecco il mio voto F meno, ovviamente. Tanto 958 nemici uccisi. 16 ore. No. Nuovo round. E qua ci sarebbe da fare la speedrun in 2 ore, praticamente. Ora abbiamo Extra, Separate Ways e Mercenaries, Brutto e Filmati, Assignment Ada. Noi adesso avremo l'opportunità di giocare il DLC. Settimana prossima giocheremo il DLC, infatti, fino in fondo. E saluteremo con rispetto Resident Evil 4. Separate Ways è molto bello. È molto bello. Io mi ricordo che mi chiusi con i mercenari all'epoca. Mi chiusi. Sì, probabilmente in una volta sola non lo si fa, ma in caso lo faremo in 2, senza alcun problema. Non è qualcosa che va rushato, non è qualcosa che va punito. E nuova partita, esperto. Abbiamo sbloccato esperto, che invece è immediatamente selezionabile su Remake. Ci vediamo domani. Preparatevi a orari molto fighi per la prossima settimana, ma domani abbiamo sia un effigie delle news che Bloodborne Veteran Run. Alla prossima. È stato un onore e un piacere. Buona serata, buon sabato, ragazzi. Non faccio un debrief di Resident Evil 4 perché ancora c'è il DLC, quindi c'è tutto il tempo.